Francesco Silvestri, il problema dei cinghiali, una vera e propria emergenza, ormai questi animali arrivano anche nei centri abitati. È un dramma veramente per le popolazioni, per i cittadini, per la sicurezza, per la profilassi, per le coltivazioni, per i vigneti. È veramente un grosso problema. Un problema che io lo sto affrontando, e lei lo sa, da anni, con assemblee, incontri, dibattiti, tavoli, tecnici alla regione, dal prefetto, al ministero, con il sindaco, con il presidente del parco e il sindaco di San Sosto. Siamo stati dovunque, il problema c'è, però si deve risolvere perché è assurdo che davanti alle case ormai troviamo i cinghiali che ci attraversano. E per quale motivo nessuno vi sta dando retta? Ma perché il problema, secondo me, è complesso. È vero, ci sono i selettori per il parco, ci sono le squadre di cacciatore dell'ATC, Cosenza 1, Cosenza 2. Bisogna coordinare, bisogna lavorarci bene e poi c'è, e lo dico sempre, questa famigerata legge, la 157, che protegge queste specie da modificare. E qui ho un problema di parlamentari calabresi. E con la regione, con i comuni, devono spingere alla modifica di questa legge il governo. Anche perché poi alla fine i cittadini arrivano anche a soluzioni fai da te, possiamo dire. Certo, spesso succede questo, succede con i cani randagi e l'abbiamo visto le stragi che sono state fatte nei nostri comuni, Verbicaro è anche un brutto esempio, così per tutto il resto. E poi tutto in mano ai sindaci. I sindaci poi lottano contro i mulini a vento e non riescono a dare poi le risposte che i cittadini vogliono, perché non dipende dai sindaci, purtroppo. In ultimo, sindaco, lei ha scritto al ministero. Sì, ho scritto al ministero, alla regione, all'assessorato o al delegato all'agricoltura, in questo momento al prefetto, e in questo momento l'unica risposta è arrivato dal delegato all'agricoltura regionale Mauro Dacri, che anche lui sta spingendo per un tavolo con i prefetti della Calabria, con le categorie e con i comuni.